il libro del professor Minelli, che raccoglie contributi di illustri studiosi, illustri scienziati del campo medico, del campo biologico, è decisamente, diciamo, un salto di qualità per la nostra università. Nasce da una necessità di andare a definire per ciascun paziente, che ha una sua storia, che ha una sua identità, che ha un suo percorso specifico nell'evoluzione della patologia, quelli che possono essere i profili diagnostici e soprattutto terapeutici migliori per lui. Un paziente che abbia una patologia pari a quella di un altro può rispondere a determinati profili o a determinati protocolli terapeutici in maniera completamente diversa da come può rispondere un'altra persona a parità di patologia. Le nostre officine fanno abitualmente incontri con personalità del mondo scientifico, del mondo istituzionale, del mondo degli imprenditori, perché vogliamo che la nostra università sia, diciamo, in contatto, sia in presa diretta con quello che accade nel suo intorno. Si tratta di una pubblicazione scientifica dell'importanza e del peso della personalizzazione della medicina oggi nei nostri pazienti. Affronta vari aspetti nel campo della medicina personalizzata. Il professor Minelli ci ha dato una lettura dei capitoli e gli autori che li hanno scritti e vediamo che si parla dall'oncologia fino appunto alla risposta ai farmaci, al microbioma. Il paziente ha un corredo enzimatico specifico che gli consente di metabolizzare determinati farmaci in maniera completamente diversa da come invece può utilizzarli per la stessa patologia un altro soggetto. Abbiamo due strade. Da una parte far dimagrire quelli che sono i rimborsi ad oggi delle analisi molecolari, che sono rimborsi basati su costi assolutamente di un'altra epoca, di un altro secolo, di prima del 2000. Oggi i costi per queste analisi sono diminuiti moltissimo e quindi rendere, diciamo, questi costi molto più bassi e offrire a una larga platea, democratizzare l'accesso alla biologia molecolare e analisi molecolare. D'altra parte informare i medici che ci sono questi strumenti, mettere a disposizione i software per poter interrogare queste banche dati e avere delle risposte di ottimizzazione delle strategie terapeutiche. Noi non siamo solo i nostri 23.000 geni, ma noi siamo l'insieme di tutti i geni nostri e dei batteri, anzi noi siamo degli olobionti, cioè siamo l'insieme di tutto ciò che partecipa nel creare questo superorganismo. Questo libro è la sintesi, cioè la collaborazione tra scienze di base e clinici. Se noi abbiamo questo tipo di condivisione è possibile avere un prodotto divulgativo ma anche abbastanza approfondito scientificamente che permette, diciamo, di capire quello che è l'oggi, quello che è disponibile oggi di strumenti e strategie di personalizzazione di medicina di precisione. Si rappresenta un momento di arrivo di un lungo percorso non solo di ricerca ma anche di trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica e da questa nell'attività didattica per illustrare in maniera quanto più ampia possibile cosa significhi oggi attuare il principio della medicina personalizzata nella nostra attività medica quotidiana. Parliamo della medicina personalizzata e credo che gli attori che oggi sono qui e che hanno partecipato al convegno, i relatori, sono tutti docenti di un certo rilievo e tutte persone che hanno una loro storia, che possono dare un apporto importante e possono erogare una formazione che per i giovani di oggi può dare un futuro sicuramente migliore. La Precision Medicine, che fu inizialmente avanzata da Obama in un suo celeberrimo discorso, ma che poi, voglio dire, è rimasta in gran parte fermata su procedure più concettuali che non pratiche. E invece c'è la forte necessità di andare a rendere quelle procedure concettuali in dottrina in modo tale che poi dal libro, andandolo a diffondere progressivamente, possano conseguire delle procedure reali, pratiche, che sono quelle che quotidianamente il medico si trova a dover affrontare.